questo lungomare che storicamente è il luogo più identitario della città, oggi si allunga, oggi si arricchisce di una nuova perla, di un nuovo luogo di incontro, di un nuovo luogo di comunicazione, e io sono veramente molto felice. Era un progetto che è nato tanti anni fa, ha avuto varie colorazioni politiche, amministrative, e poi ha avuto anche grandi silenzi istituzionali. Finalmente oggi prende vita, finalmente oggi assume quella forma e quell'importanza che avrebbe dovuto avere già dal primo momento in cui era stato appunto progettato, ma i tempi lunghi a volte sono quelle gravidanze che poi rendono il nascituro ancora più bello. Io sono molto contento perché peraltro cittadino metropolitano di questa Reggio che si è allargata fino a diventare una città provincia, sono ancora più soddisfatto, più orgoglioso di quanto stia accadendo. Mi auguro che sia i visitatori italiani quanto i turisti stranieri possano godere di questa bellezza in più, possano godere di questa comodità in più, per cui viva Reggio e viva il suo meraviglioso lungomare, che se prima era il più bel chilometro d'Italia, adesso si è raddoppiato.